SIGEP 2024 continua, siamo nella patria della refrigerazione. Ci troviamo allo stand di ISA S.P.A., una società di Bastia Umbra, oggi molto ben rappresentata da Chiara Ragni del team marketing. Ciao Chiara e benvenuta. Benvenuti a voi allo stand di ISA. Questo stand è ampio, è ricco di persone che stanno chiedendo maggiori informazioni sui vostri prodotti con tante novità. Io non ti chiedo ancora da dove iniziamo, perché la prima cosa che desidero chiederti è riepilogare in un minuto i 60 anni e poco più di ISA S.P.A. Sì, ISA infatti ha appena compiuto 60 anni proprio lo scorso anno, nel 2023, e quindi da oltre 60 anni opera nel settore della refrigerazione professionale ed è sicuramente tra i leader del settore. ISA abbraccia una vasta gamma di mercato, perché comunque sia il core business sicuramente è il mondo gelato e pasticceria. Tutto quello che riguarda la refrigerazione professionale per il gelato e la pasticceria. Però le business unit di ISA sono diverse, ha sempre collaborato anche con designer e architetti importanti come Citterio, Giugiaro e tanti altri nel mondo dell'arredamento, e ha anche una divisione dedicata al tecnologico con Abaco, dove appunto lì ci rivolgiamo al mondo dei bar principalmente, e per questo possono nascere diverse collaborazioni con studi d'architettura piuttosto che designer e progettisti che nel nostro tecnologico trovano delle soluzioni per poi realizzare dei layout flessibili rivolti a diversi pubblici. In questa occasione siamo qui appunto, come lei ha anticipato, con delle novità, perché comunque ISA ha al suo interno un reparto di ricerca e sviluppo sempre molto attivo. L'azienda investe molto in innovazione da sempre ed è stata per questo precursrice di molte nuove tecnologie, e continuerà sempre a farlo e continua a lavorare in questo senso. E dunque parliamo di tutte le novità che il vostro ufficio sviluppo estremamente attivo, come appunto dicevi, ha creato per questa edizione di SIGEP. Sì, allora in primis parlerei della nostra vetrina professionale nuova rivolta al gelato, alla pasticceria, alla cioccolateria, che è Portofino. Portofino ha un sistema innovativo di apertura servoassistita frontale che consente un accesso facilitato alla vasca espositiva lato operatore, e quindi sicuramente è più facile sia inserire che estrarre i prodotti da esporre, e anche la pulizia e la manutenzione quotidiana. Oltre che il piano inclinato di esposizione del gelato consentono la visibilità anche a distanze importanti, e la visibilità dei vetri è sicuramente uno dei plus di questa vetrina, oltre che appunto questa apertura molto particolare e innovativa. Poi oltre a questa vetrina proponiamo i pozzetti. I pozzetti sono un fiore all'occhiello per questa edizione. Ci abbiamo tenuto a presentarli e in questa occasione li presentiamo con una doppia tipologia di ventilazione. In un caso proponiamo una refrigerazione ventilata, che comunque consente di mantenere omogenea la temperatura nell'intera vasca, ed è possibile accoppiarle, accostarle, canalizzarle in delle composizioni che si adattano appunto ai diversi layout di locale senza assolutamente avere delle interruzioni
tra un modo e l'altro, perché è stato studiato un sistema di accoppiamento, passatemi il termine, di affiancamento dei banchi che non consente di non avere assolutamente interruzione, quindi c'è sempre la stessa distanza tra le varie file di carapine. Inoltre è possibile differenziare le temperature in questo modo all'interno della stessa composizione, in modo da poter adattarle alle esigenze dei vari gusti di gelato. Tutti questi vasche, queste carapine hanno la riserva, sono previste con riserva. L'altro tipo di pozzetto, il multicool, consente di avere ancora di più una refrigerazione costante e uniforme all'interno della stessa carapina, perché ha un sistema di refrigerazione ad induzione che, grazie a una serpentina che abbraccia completamente dalla base fino all'altezza massima la carapina, consente di avere una temperatura uniforme su tutta l'altezza della vasca. In questo modo appunto si ottiene un gelato uniforme in tutta sia nella parte della riserva che nella parte più di primo utilizzo. Inoltre per il multicool è possibile differenziare anche in questo caso le temperature, e in questo caso all'interno dello stesso modulo. Quindi nei moduli da 4 potremmo avere due carapine ad una temperatura e altre due in un'altra, piuttosto che in quello da 6, 4 di una temperatura e 2 di un'altra. Anche qui è possibile fare N combinazioni a piacimento. E inoltre in questa occasione l'avevamo già fatta una preview, una prima presentazione ad OST, oggi la riproponiamo con un'ulteriore innovazione, la Deluxe Collection, che è una collezione che riguarda più la parte tecnologica Abaco di ISA, che in questa collezione si propone con una profondità di 100, quindi è uno spazio espositivo maggiore e che è assolutamente personalizzabile sia il piano espositivo che esternamente. In questa edizione abbiamo proposto anche appunto la vetrina gelato, che andava a completamento di tutta la collezione, che permette di esporre il gelato a filo piano, quindi è perfettamente in linea con il piano espositivo. Volendo è previsto un kit che permette anche di abbassare di 5 cm a seconda della tipologia di gelato esposto, più o meno alto. È possibile anche abbassare o alzare, appunto, a seconda che il gelato sia più piatto piuttosto che più alto, il carter di esposizione delle vaschette. Chiara, infine dobbiamo parlare dell'armadio, o meglio degli armadi espositori che si trovano dietro di te alla destra, con le varie versioni. Sì. Allora, in questa edizione abbiamo presentato con orgoglio questi espositori, armadi espositori, che abbiamo chiamato Cool Lounge, perché in qualche modo l'abbiamo intesa come la lounge del freddo, per la loro eleganza e per l'estrema flessibilità sia di personalizzazione a livello di proprio finiture materiali interna ed esterna, sia per la flessibilità di esposizione merceologica. Le mensole sono tutte in vetro trasparente e è possibile personalizzare questi espositori a seconda delle proprie esigenze, dettate appunto da esigenze di layout del locale. Sia le pannellature interne che tutti i vari pannelli esterni e rifiniture possono essere completamente personalizzabili. Questi espositori nascono come espositori a temperatura negativa, ma tutti hanno un sistema di settaggio che possono passare a temperatura positiva, quindi possiamo passare dall'esposizione di torte gelato, monoporzione, quindi tutto quello che è il mondo della gelateria, a torte di pasticceria fresca. E inoltre l'abbiamo proposto anche per l'esposizione di bottiglie, quindi di vineria in qualche modo, e perché è possibile esporre sia diciamo con un kit di porta bottiglie sempre trasparenti, bottiglie classiche di vino bianco o rosso, piuttosto che bollicine spumanti. Grazie Chiara, e allora andiamo a dare un indirizzo di posta elettronica o una URL a cui collegarsi per entrare in contatto con voi.
Sì, tutti i nostri prodotti potete trovarli sul nostro sito ufficiale che è www.isaitaly.com e per qualsiasi informazione c'è la sezione dedicata ai contatti, dove c'è un form dedicato semplicissimo che collega direttamente con la persona di vostro interesse che in poco tempo vi risponderà. Grazie, grazie per il contributo, direi anche abbastanza corposo, viste le tante novità che siete andati a presentare. Grazie molte, Chiara. Grazie, grazie, grazie. Buon proseguimento di fiera.